Benvenuti cari amici e amiche in questa giornata mondiale del libro. Raccolgo l'invito di leggere tutti, navigare tra i libri e le parole. Non possiamo navigare, ma possiamo navigare con l'immaginazione, un po' tra le onde della cooperazione, della solidarietà, della gratitudine. E io voglio parlarvi di questo libro che ho scritto, Fellini inedito. Sono Jonathan Giustini. Piacere essere con voi. Questo libro racconta la storia della lavorazione delle notti di Cabiria nella sequenza famosa al Divino Amore. Sono 65 fotografie inedite svelate che ho ritrovato in maniera del tutto casuale, del tutto fortuita, dalla famiglia di Paolo Nuzzi, che all'epoca era l'assistente di Fellini, che è stato l'assistente di Fellini per ben quattro film, dal Bidone fino appunto alla strada e poi anche nella Dolce Vita. È la storia di una giornata, di un pellegrinaggio alla Madonna del Divino Amore, questo santuario importantissimo, la chiesa di Roma. La Madonna del Divino Amore fu la Madonna che venne evocata durante il Sacco di Roma, che fu evocata dal dirigibile nobile quando cadde nel Polo, ed è la stessa Madonna che è stata poi in qualche modo pregata, se così si può dire, passatemi il termine, da Papa Francesco, che ha voluto pregare proprio in questi giorni di coronavirus davanti all'immagine, alla sacra immagine della Madonna. È un santuario dove non c'è mai stata nessuna apparizione della Madonna, la Madonna è soltanto evocata. E in un momento in cui le chiese sono chiuse, in cui il culto in qualche modo subisce, sta subendo una grossa restrizione, un grosso fermo. Probabilmente mettersi in cammino con l'immaginazione, farsi pellegrini è un modo per dimostrare, insomma, di esserci, di essere solidali con gli altri, e soprattutto questo è il senso della solidarietà. Nel film Le notti di Cabiria i personaggi si mettono in cammino per chiedere una grazia, per chiedere un perdono, per confessare qualche peccato. Sono un gruppo di ragazzi di vita, fondamentalmente, di prostitute, di loro protettori. Ed è una storia di un viaggio dalla notte fino all'alba, sfondare la notte. Questo era il concetto, e ancora oggi è il concetto alla base del film e soprattutto alla base del pellegrinaggio verso il Divino Amore. E quindi in qualche modo questo libro racconta quello che succede dietro, racconta la scoperta da parte di Fellini del sacro, di questo straordinario santuario, di questo luogo di culto, anch'esso chiuso, dove le messe si fanno a distanza, e che è un luogo che raccoglie, pensate, 15 milioni di pellegrini l'anno. Le foto lo raccontano nel 1957, in un'epoca in cui insomma anche Pasolini partecipa alla sceneggiatura del film. In una foto vediamo che solleva Giulietta Masina, è una delle prime foto che vi ho mostrato, che vi ho voluto regalare questo mio piccolo contributo. Fellini aveva letto Il piacere di D'Annunzio, dove parla del Divino Amore, aveva letto Il pasticciaccio brutto di Via Merulana di Carlo Emilio Gadda. Alla base di quell'uso della lingua c'è anche l'uso di una certa lingua che lui scrive insieme a Pasolini, chiama Pasolini proprio per aiutarlo. Ci sono i ragazzi di vita di Pasolini, sono tutti che vanno al Divino Amore, una giornata dove la folla è festante, vociante, invade letteralmente l'ambiente. Noi dobbiamo adesso immaginarlo soltanto con la nostra mente, con la nostra immaginazione. Ci dobbiamo mettere in cammino con la mente, o magari leggere un libro, appunto, leggere un libro che ci può aiutare a ritornare con la mente a quando potevamo entrare nelle chiese, potevamo pregare per i motivi più diversi, per i motivi più svariati del mondo. Le cose non sono cambiate. La Madonna del Divino Amore viene evocata anche oggi, come vi ho appena detto, così come era stata evocata nella Seconda Guerra Mondiale, come è stata evocata in tanti altri momenti. Abbiamo bisogno di evocazione, abbiamo bisogno in qualche modo con l'immaginazione di immaginarci un luogo dove andare anche a pregare, un luogo dove metterci in cammino, insomma, perché poi ci metteremo in cammino veramente per
per portare, insomma, concretamente anche noi che scriviamo, che magari siamo in questo momento chiusi nelle case, la nostra solidarietà e il nostro impegno. Grazie, una buona giornata di navigazione tra i libri.